Al triplice fischio finale di Nissa Mazzarese, che ha visto la vittoria della squadra ospite, è partita la contestazione dei tifosi verso tutta la società e la squadra, escludendo dalle colpe il nuovo tecnico Davide Boncore, che ha appena iniziato il suo lavoro. Faccia a faccia molto duro con alcuni giocatori e parole rivolte verso alcuni dirigenti, colpevoli, secondo i tifosi, di un mercato blando. Abbiamo sentito il presidente Sergio Iacona. La contestazione è pienamente comprensibile perché i tifosi vogliono vincere o comunque vogliono vedere una squadra che lotta fino all'ultimo secondo con la giusta motivazione. È chiaro che più amareggiati ancora dei tifosi siamo noi perché noi abbiamo costruito una squadra che è stata messa nelle condizioni di lavorare con il massimo della serenità ai giocatori, allo staff tecnico, non è mai mancato nulla né nella fase del ritiro né nella fase successiva. Evidentemente oggi possiamo dire che sono stati compiuti degli errori nella fase della costruzione di questa squadra. Il nostro dovere è quello di non perdere la testa, di fare un'analisi a 360 gradi e adottare poi le conseguenti decisioni, sperando che i risultati vengano. Però mi sento di dire che questa è una squadra che era stata costruita per navigare dalla metà classifica in su e non per salvarsi.